Buonasera e benvenuti al Calcio è Servito. Ho il piacere di avere questa sera con me, ma io ho voluto fortemente la sua presenza qui perché la mia conoscenza trentennale di questa persona, che da sempre dedito a disposizione del calcio della mia regione, ho avuto il piacere di conoscerlo 25-26 anni fa, dovevo fare un'iscrizione al campionato e incontrai questo segretario. E l'ho voluto qui perché ultimamente le cose che succedono in questo paese, perché succedono solo nel nostro paese, l'Italia, da grande difensore, organizzatore di questo sport, che è lo sport più amato di questo mondo, sinceramente sono anche un poco così teso e un poco arrabbiato da questa cosa, e per questo motivo mi do molto il piede sul freno. È stato sospeso dalla carica di presidente del comitato regionale. La cosa, io sinceramente fino a 2 giorni fa io questa cosa non la sapevo. Nel momento in cui l'ho saputo ho modificato il palinsesto di questa giornata e l'ho voluto fortemente qui. Ci spiegherà i fatti, ci spiegherà che cosa è successo e io ho degli episodi da raccontare perché ci tengo molto a raccontare questa cosa, perché lui è stato accusato ingiustamente di cose che non sono proprio possibili in questa persona. Vi racconto il fatto, poi dopo parliamo un attimo di 2 eventi che in questa settimana hanno caratterizzato il mondo del calcio e poi dopo partiamo con il presidente e presentiamo la persona che sta al mio fianco, che ve lo anticipo, è lo scopritore del nostro, da milanisti, del nostro Gigio Donnarumma. Io credo che Gigio ci guardi pure, ma io glielo dirò appena Gigio lo vedrò e gli dirò: ho incontrato la persona che ti ha scoperto calcisticamente. Bene, ok, allora 2 cose prima di partire con il presidente Pastore. Grande impresa della Salernitana che vince, travolge, meglio dire, il Livorno, il Lanciano, scusatemi, ecco, arrabbiato anche su questo punto. Non è possibile arrivare alla fine del campionato e non sapere quale delle 2 squadre deve giocarsi il playoff. La mia idea è questa, avendo fatto calcio tanti anni: quando una squadra non rispetta le regole deve essere esclusa dal campionato, ma subito, senza perdere tempo, via, subito, esclusa. E allora il Lanciano deve essere escluso prima, perché adesso la grande ingiustizia è stata fatta con Livorno. Come giustamente diceva il presidente Spinelli, io ho avuto la mia colpa è quella che la mia squadra è retrocessa, sì, ok, ma io ho pagato sempre gli stipendi, sono stato sempre preciso. Questi qua si vanno a giocare lo spareggio e hanno una possibilità in più di poter rimanere in B non avendo rispettato le regole. Ecco, questa è una cosa che io molte volte con i nostri capi del calcio non sono molto d'accordo. E poi ci torniamo su questa cosa perché io non sono molto d'accordo con Tavecchio anche su un altro fatto. Seconda cosa importante, l'abbiamo raccontata in diretta con il nostro amico Enrico Currò di Repubblica, che ci diceva in diretta i convocati nella conferenza stampa di Conte a Coverciano. Convocati, ci sono state tante polemiche. Da milanista dovrei dire una cosa:
che non sono contento che Bonaventura non è stato convocato, essendo anche direttore di Penna Rossonera. Dovrei dire questo. Invece io dico di no. Gli allenatori devono fare delle scelte. Noi non possiamo entrare nella testa di Conte che tipo di squadra ha pensato e come l'andrà ad affrontare. Non sono un grande estimatore di Sturaro, però se l'ha portato evidentemente ne ha bisogno. La squadra che ha pensato, evidentemente lui ha bisogno di Sturaro. E non nessuno di noi, prima che si giochino le partite, può dire Conte ha sbagliato e Conte no. Andiamo a verificare sul campo, vediamo che cosa c'è e poi dopo traiamo le nostre conclusioni. Ma questo è anche normale perché in Italia ci sono 65 milioni di commissari tecnici e va bene anche questo. Però io sono convinto e ho molta fiducia in Antonio Conte. Sono convinto che questo europeo l'Italia la farà da protagonista. Presento il professore Cuffaro, buonasera. Buonasera a te, professore, grazie di averci invitato. Professore Cuffaro, selezionatore della rappresentativa con il presidente Pastore in carica, vero? Tante sono state le soddisfazioni che si è tolto, vero professore? Sì. Ricordiamone qualcuna. Ma, diciamo che nel corso dei 4 anni, quinto quest'anno, con la presidenza Pastore, ho avuto delle soddisfazioni immense, voglio dire, ho iniziato alla... Oltre a quella di scoprire Donnarumma. Sì, Donnarumma, ecco, giusto, apriamo una parentesi veloce per non lasciare... Perché dobbiamo dedicare tanto tempo al Presidente. Donnarumma l'ho conosciuto nel 2012 quando era il signor Nessuno, era ancora un esordiente e giocava con i giovanissimi, cose che non poteva fare, ma comunque diciamo che era concesso. E lui ha anticipato sempre le tappe, è stato sempre un precursore. Infatti nel 2012 per un solo mese non l'ho potuto portare al torneo delle regioni in Basilicata perché per un mese era troppo piccolo. L'ho portato poi l'anno dopo in Sardegna insieme ad altri calciatori del 99, una rappresentativa composta da 11-99, quindi non pochi perché si giocava 98-99, quindi 11-99 di cui... Tre stanno al Milan, Zikov, Donnarumma, poi c'è Maranzino che sta all'Inter. Cioè voglio dire, mi fermo qua perché sono appena 63 i ragazzi il che stanno... Il 17 e il 18 di giugno entrambi sono ospiti a Pestum per il premio Granato d'Oro, dove ci saranno begli ospiti, ospiti, begli ospiti. Uno sicuro ve lo dico, l'ex portiere della Juventus, Emanuele Belardi. E poi ce ne sono tantissimi altri. Andiamo avanti, adesso dobbiamo dedicare... Voglio solo concludere dicendo che poi 2 anni fa in Friuli, alla presenza del Presidente Pastore, abbiamo sostenuto la finale categoria giovanissimi, sconfitti dai padroni di casa del Friuli Venezia Giula, meritatamente ovviamente, però quindi vice campioni d'Italia. Però di questo in Campania non se n'è parlato. Sbagliato. Si parla di qualcosa che non si è fatto e si, come dire, si santificano cose che non sono veritiere. Stop, bene. Finito. Presidente, siamo arrivati. Io prima che voi date il là alla vostra giusta confessione, alla vostra... No, al racconto. Giusta verità, la giusta verità, ecco, e al racconto dei fatti, voglio dire una cosa. Episodio, l'ho detto prima qui, lo voglio ribadire tranquillo, tanto noi non abbiamo niente da nascondere. Mi è capitato a me, dirigente della Poseidon, andare al comitato regionale campano, andare a fare l'iscrizione. Erroneamente il nostro segretario non mi aveva comunicato che ci voleva, doveva essere per l'ammissione, ci voleva l'assegno circolare. Noi andammo con degli assegni della società. Il Presidente disse, mi dispiace, oggi è l'ultimo giorno, io non posso accettare, prendetevi tutto. L'anno prossimo siete in gradatore di nuovo, vedete un po'. E questo è Enzo Pastore. Da parte mia io l'ho sempre rispettato e temuto come dirigente perché lui giustamente era la massima carica del calcio campano e doveva prendere decisioni. Ma nel prendere decisioni da parte mia c'era rispetto e timore nello stesso tempo. Quindi di tutto quello che è stato accusato, credo proprio che non sia, anche perché la giustizia ordinaria mi sembra... Ci ha dato pienamente ragione. Bene, Presidente, a voi. Beh, è uno dei paradossi, lo dicevi tu prima, caro Gaetano, è uno dei paradossi della nostra nazione, in cui Enzo Pastore denuncia
il responsabile amministrativo di allora per aver sottratto ingenti somme delle quali gli organi di controllo non si erano mai avveduti. Enzo Pastore denuncia, il consiglio direttivo e il consiglio di presidenza denunciano sia all'autorità giudiziaria, sia alla procura federale, sia alla Lega Dilettanti, sia alla VGC, e veniamo commissariati. Io lo dirò con serenità, con tranquillità, ma anche con chiarezza. E poiché le trasmissioni televisive in genere sono registrate, dopo chiunque potrà verificare il vero o il non vero, non si troverà una virgola non corrispondente al vero. Noi abbiamo risparmiato nel corso della nostra presidenza 30 mesi fino al 30 giugno, perché poi dal 1 luglio al 14 settembre, giorno del commissariamento, si entra nel nuovo bilancio, che è quello che sta per concludersi al 30 giugno di quest'anno. Bene, in quei 2 anni e mezzo abbiamo risparmiato 900.000 euro, la media di 30.000 euro al mese. Io mi sono inventato uno slogan, l'ho inventato io, piccolo slogan modesto. Abbiamo risparmiato 30.000 euro di spending review mensile e siamo stati commissariati. Se ne avessimo risparmiati 40.000 al mese, saremmo stati islamicamente decapitati, perché evidentemente si sarebbe voluta una punizione più pesante per aver risparmiato ancora di più, in un ambito nel quale tutti sanno che il 10 novembre del 2014 io ho fatto un intervento, come dire, giustamente risentito e forte contro colui che era stato appena eletto presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, il quale all'inizio aveva lavorato per i dilettanti, poi man mano, per diventare vicepresidente vicario della FIGC, si stava, come dire, trasformando da dirigente dei dilettanti in paraprofessionista, difensore del calcio professionistico. Ora, caro Gaetano, parliamoci con chiarezza: senza il calcio professionistico non c'è spettacolo, non ci sarebbero gli sponsor, i diritti televisivi. I dilettanti si giovano dei diritti televisivi non pagando le spese arbitrali, o meglio, non le pagavano, perché iniziano a pagarle di nuovo. Quindi il calcio professionistico è un calcio trainante per tutti noi. Però non ha il diritto il calcio professionistico, per esempio, di non pagare le spese arbitrali. Juventus, Milan, Napoli, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina non pagano le spese arbitrali. Dovrebbero pagarle le società dilettantistiche, le associazioni sportive dilettantistiche. Una società con un budget di 10.000 euro o di 50.000 euro dovrebbe pagare le spese arbitrali, e da quest'anno si iniziano di nuovo a pagare. Non le pagano Inter, Juventus, Milan. Non è una vergogna, è una vergogna immonda, invereconda, è molto di più di una vergogna. Non si possono pagare i tesseramenti, che teoricamente dovrebbero costare 31 euro, non si possono pagare 38,50, 39,50. Io mi sono semplicemente esposto, feci mia una frase che non è di Don Beppe Diana, il grandissimo Don Beppe Diana, che da solo riscatta il territorio di San Cipriano d'Aversa, di Casal di Principe, Casapesenna, Gricignano, San Marcellino, Aversa, da solo riscatta quel territorio così, come dire, sfortunato. È una frase del profeta Isaia. Nessuno di noi è degno di nominare né una frase di Don Beppe Diana, né tantomeno del profeta Isaia. Per amore del mio popolo non tacerò. Io citai quella frase per richiamare l'attenzione dell'Assemblea della Lega Dilettanti. Dissi: per amore del calcio dilettantistico non tacerò. E dissi a Lotito, che era presente in prima fila: presidente, la Salernitana, che dalla Serie D è passata in Lega Pro, ha pagato gli stessi costi di assicurazione di una società di calcio a 5 femminile, o di calcio a 5 Serie D, o di terza categoria, con la differenza che la Serie D si allenava 5 volte a settimana e faceva la rifinitura il sabato, ritiro, contro ritiro, eccetera, mentre invece la società di calcio a 5 Serie D o di terza categoria
se si allena due volte a settimana, tanto il rischio di un infortunio è infinitamente inferiore, ma si pagano gli stessi costi, 38,50, 39, 39,50. Un autentico scandalo. Queste cose io le ho protestate e proposte, per iscritto ho proposto una modifica, ovviamente non è stata mai ottenuta. Il 10 novembre del 2014 a mezzogiorno faccio questo intervento di 20 minuti. L'11 novembre del 2014 alle 9 del mattino da Milano Don Bosco, peccato perché Don Bosco era il fondatore degli oratori dei Salesiani, grande educatore dei giovani, grande formatore delle giovani coscienze, da Milano Don Bosco, ufficio postale, parte una prima gragnuola di Kalashnikov di lettere anonime, non di mitragliate di Kalashnikov, ma di lettere anonime, che nel nome dei sacri principi del calcio si perpetrano queste vergogne immonde, veramente indegne, delle lettere anonime, tutte contro il comitato. Inizia una serie di discorsi, report, la trasmissione report che io ho querelato in modo forte, chiedendo anche il risarcimento dei danni, che chiarisco bene, sarà devoluto alle associazioni sportive con pubblico sorteggio e in pubblica assemblea. E questo ve lo posso garantire perché... Ma mi sono già impegnato e vincolato. Se Enzo Pastore volesse essere stato pagato per le ore che impegnava al Comitato Regionale Campano... Mi dai un input... Il mio avvocato Antonio Zecca, perché come tu dicevi, chiariamo, io non devo confessare nulla, certo. Sono persona offesa per certificato del Tribunale di Napoli, cioè il responsabile amministrativo che ha confessato di essersi appropriato di quei soldi, reo confesso, col precedente presidente il responsabile amministrativo ha confessato con due pubblici ministeri, la dottoressa Magnetta e il dottor Novelli, che io ringrazio, non perché si debbano ringraziare i pubblici ministeri, ma li ringrazio per la meticolosità e sollecitudine dei loro accertamenti. Bene, questo responsabile ha confessato di essersi appropriato con il precedente presidente, avvocato Salvatore Colon, e qui cognato mi ha scaraventato una bella gragnuola di lettere anonime anch'egli, proprio il cognato dell'avvocato Salvatore Colon, mi assumo piena responsabilità, ho le prove dei filmati, delle telecamere dell'ufficio qui vicino, ufficio postale di Casoria. Bene, ha confessato di essersi appropriato con la firma vera dell'avvocato Colon, il quale non guardava quando firmava. Poi ha precisato nella sua confessione: con Enzo Pastore non potevo, perché Enzo Pastore non firmava nemmeno un foglio di carta senza guardare, figuriamoci le distinte bancarie. Quindi gli ha fatto un assist. Ma direi che per la verità ha dovuto confessare le firme falsificate, ecco. E non è che a me volesse fare un assist, però ha detto la verità, cioè che con me non si poteva continuare con la firma vera mia, tant'è vero che con Colon lui metteva l'assegno intestato al suo nome all'interno di una distinta di assegni circolari, 4, 5, 10, con me invece ne doveva fare una solo riservata a se stesso con la mia firma falsificata. Bene, mi hanno accusato di colpa in vigilando. Ovviamente si dice al mio paese, anche al tuo e al paese di tutti, a Melito, a Napoli, dappertutto. Io devo tutto a Napoli e lo dico ad altissima voce. Bene, si dice... La festa non è quando mai, è quando viene. I conti si tireranno alla fine. Cioè si vedrà se io sia stato colpevole di colpa in vigilando, perché non avendomi potuto accusare di altro, mi hanno accusato di colpa in vigilando. Chiedo a voi, se qualcuno falsifica la vostra firma sul blocchetto di assegni che si usavano una volta, che colpa potete avere mai voi se il cassiere della banca non vede, se il responsabile della banca non si accorge che questo signore andava ricorrentemente a cambiare assegni in contanti nel periodo dell'antiriciclaggio fino a 16.000 euro in contanti e li riversava su un conto a 50 metri dalla banca, altra banca, conto apposito acceso su altra banca. Comunque, per essere chiari, hanno individuato 6 immobili acquistati
con i soldi del comitato, presumibilmente da questo responsabile amministrativo, e 7 conti correnti bancari, ovviamente illeciti, formalmente validi, ma sui quali riversava ciò che egli indebitamente, come dire, di cui indebitamente si appropriava dei fondi del comitato. C'è una piccola differenza, carissimo Gaetano, che tutto ciò che ha firmato Salvatore Colonna non sarà risarcito dalla banca. Tutto ciò di cui il responsabile amministrativo si è appropriato durante la mia presidenza sarà risarcito dalla banca. Alla fine le associazioni sportive dilettantistiche della Campania giustamente si vedranno restituire tutto, e anche qui io non faccio l'eroe, faccio il mio dovere, poiché sia pure non per mia colpa, ma sono state danneggiate le associazioni sportive, il mio risarcimento io lo devolverò alle associazioni sportive. Faremo un bel pubblico sorteggio, magari collegato ai numeri dell'otto con un'estrazione pubblica, ma se la colleghiamo ai numeri dell'otto è meglio, così nessuno può mai ipotizzare che ci sia il trucchetto al quale ricorrevano gli arbitri o gli organizzatori delle famose griglie arbitrali, con la pallina di ferro raffreddata, quella riscaldata e quella a temperatura ambiente, in modo tale che si potesse stabilire quale pescare. Presidente, ma le tristezze del nostro sport, purtroppo. Presidente, ma le società ultimamente hanno fatto ancora di più. 83 società, che cosa hanno fatto? 83 su 100, l'83%. 83 su 100. Sei informatissimo. Hanno chiesto un'assemblea che si dovrà tenere il 4 luglio del 2016, perché chiarisco, e anche qui Gaetano mi assumo io ogni responsabilità, questo commissariamento, per sostituire una modesta persona che è Enzo Pastore, ha dovuto fare leva su un commissario che era un presidente di tribunale a 5.000 euro circa al mese, più le spese. Una azienda che doveva controllare i conti all'epoca del responsabile amministrativo non ha controllato un fico secco e per premio si è trovata una remunerazione mensile di oltre 12.000 euro al mese per non aver controllato nulla. Sono gli scandali di questa nazione. 5.000 più 1.000 più 12.000 siamo a 18. Un consulente giuridico sportivo che chi dice ne prende 4, chi dice ne prende 8.400 al mese, per aver ideato quella genialità dei tabulati del tesseramento che hanno devastato il campionato di quest'anno. Per la prima volta nella storia la rappresentativa Lievi, ed è un dolore infinito, la squadra vincitrice del campionato allievi non ci sarà e non sarà comunicata a Roma, sicché i ragazzi della Campania saranno penalizzati, non possono avere la vetrina nazionale per colpa di questo consulente giuridico geniale, giuridico sportivo, che ha inventato la regola sui tabulati. Il senatore Sibilia, che ben parebbe a dedicarsi alla sua attività di senatore e non a fare il commissario al Comitato Campania, ha dichiarato due cose, una più grave dell'altra. Tra lui e lei scegliere non saprei. Ha detto: le carte della giustizia ordinaria non mi interessano. Bel senatore della Repubblica che dice gli interessano quelle della giustizia sportiva e non quelle della giustizia ordinaria. Ci sono le registrazioni, se il senatore Sibilia ci vuole querelare, risponderà alla sua voce registrata in un'intervista televisiva in occasione di una riunione pubblica di società ad Avellì. Poi ha detto una cosa ancora più carina: qualcuno sperava che non riuscissimo a fare le classifiche, ci siamo riusciti. Le classifiche sono praticamente falsificate, alterate, da 370 gare non ancora omologate, e per fortuna che nessuno ha fatto ricorso, né io ho strumentalizzato la situazione, mi sono limitato a dire, non potevo non dirlo, che è veramente singolare dover giocare. Io ho fatto calcio, tu lo sai, avevo una mia squadra di calcio come la avevi tu, il Poseidon, il glorioso Poseidon di Don Peppino Campra e di tutti gli amici, non li cito tutti perché sarebbe una infinità di nomi davvero. Bene, quando mai c'è stata la situazione delle gare non omologate? E una gara non omologata vuol dire che non si sconta nemmeno la squalifica, e quindi tu magari per 4 gare consecutive non sconti la squalifica.
La squalifica di un calciatore, ma non sapendolo, l'hai fatto giocare. Che cosa si sarebbe potuto verificare quest'anno? Un'infinità di guasti. Certo, siamo al termine del campionato, ci sono gironi non ancora conclusi, play-off che non si possono ancora fare, spareggi che non si possono ancora disputare. Voglio rammentare a questi grandi scienziati del calcio che oggi siamo al 6 giugno, voglio sapere come si fa ad arrivare alla conclusione di un anno già devastato, devastato, veramente disintegrato dalle loro genialità. Sintetizzo, questi signori pare che costino oltre 42.000 euro al mese. Facciamo il paragone e ognuno di loro ci sta 3 ore, 4 ore, 5 ore a settimana, 6 ore, 7 ore. Io ci stavo 15 ore al giorno e ci tornerò ad essere 15 ore al giorno finché la salute reggerà, perché la mia grande passione è stata sempre il calcio. Presidente, facciamo capire che cosa può succedere adesso con questa convocazione dell'Assemblea. Succede che un commissariamento, signori, noi viviamo in Campania, in una regione della quale siamo fieri di essere concittadini, conterranei, e siamo fieri di appartenere a questa terra. Però sappiamo quante volte vengono commissariati i comuni. 6 mesi, massimo 12, comuni commissariati per infiltrazioni camorristiche. Oggi al telegiornale ho sentito che Partinico, un comune in Sicilia nel quale non si era votato perché non erano state presentate le liste dopo le infiltrazioni camorristiche, lo scioglimento mafioso per la verità, per infiltrazioni mafiose, si è votato a Partinico. Come si vota a Partinico e non si vota a Via Stretto la Sant'Anna alle Paludi, dove infiltrazioni camorristiche non ci sono mai state? E qualcuno proprio vuol parlare di atavica situazione paracamorristica nel calcio, si andassero a leggere il libro Il Camorrista di Giuseppe Marrazzo, nostro conterraneo, il papà di Piero Marrazzo, grande giornalista d'inchiesta, che collegò le espressioni camorristiche a una società professionistica di calcio. E lasciamo stare chi era, perché non vogliamo colpire nessuno, ma la Gazzetta dello Sport che scrive di camorra nel calcio, dimenticando che la vera espressione camorristica nel calcio ci fu semmai e la denunciò. La denunciarono Luigi Necco, la denunciò Gio Marrazzo. Dobbiamo dire a questo giovane inesperto giornalista della Gazzetta, Salvatore Catapano, gli abbiamo già promesso, gli regaleremo l'intervista di Luigi Necco, gli regaleremo il libro di Gio Marrazzo, Il Camorrista, dal quale è stato tratto il famoso film con Beppe Gazzara, grande film, molto triste, che colpisce se uno ne vede anche solo 3 minuti, ma molto realistico, molto realistico. Allora, che succede? Succede che si vota in Campania e che non possono illudersi i Cosentino, i Tavecchio, eccetera. Ho letto sul Mattino addirittura Tavecchio userà il pugno duro. Ma chi? Tavecchio, il pugno duro. E come fa a usare il pugno duro? Tavecchio deve prima rispondere del perché i tesseramenti da 31 sono passati a 38,50, 39,50. Del perché i tesseramenti del settore giovanile nella presidenza Pastore si ridussero da 14 a 7 euro. Dopo la presidenza Pastore sono arrivati a 22,50 euro. Se i presidenti di associazioni sportive vogliono fare una riflessione su questo punto, e forse anche per questo motivo che devo dire, li ringrazierò per la vita, fino all'ultimo giorno della mia vita, del loro affetto e della loro stima. Hanno firmato, che da sarò velocissimo, sì. Hanno firmato due volte. Una prima volta per dire non si può votare in Lega senza votare, la prima volta. La seconda volta, recentissime, saranno depositati a giorni, hanno firmato dichiarando vogliamo, pretendiamo l'Assemblea il 4 luglio 2016. Ci saranno, come ci sono già state, denunce di ordine penale. Noi non abbiamo il timore, anzi, siamo entusiasti della giustizia ordinaria, esattamente al contrario del senatore Sibilia. Bene, io sono convinto che tutto si risolverà a favore del presidente Pastore. Si è già risolto. Si è già risolto, si è già risolto. Bene, io lo ringrazio e vi dico che non ci fermiamo qui.
dichiaro ufficialmente che da questo momento siamo vicini al Presidente Pastore. Grazie. Quando volete, la nostra produzione è a disposizione. Grazie, grazie. E grazie. Arrivederci. Grazie. L'abbiamo voluto far conoscere anche agli amici della non Campania, all'Europa intera, perché andiamo in onda a livello satellitare. Questo personaggio, che è un grande personaggio. Grazie, grazie. E arrivederci.